Simona, secondo punto all'ordine del giorno, che sono le operazioni di compagni dagli diretti. Leggiamo la proposta di lettera viva, operazione di compagni dagli diretti. Allora, premesso che con decreto dell'assessore regionale delle autonomie locali della funzione pubblica numero 74 del 31/3/2014 e in ossequio della circolare numero 7, protocollo di 0018-745/06.12 del 16/4/2014, è stata eletta la elezione del sindaco del Consiglio Comunale, fissata da domenica 25 maggio 2014. In data 25 maggio 2014 sono svolte le operazioni di votazione per l'elezione del sindaco del Consiglio Comunale. In data 28 maggio 2014, l'ordinanza dei presidenti di sezione elettorale proceduto alla proclamazione dell'elezione del sindaco dottor Alfio Russo, appartenente all'unica lista ammessa alla partecipazione alle operazioni di votazione e denominata Zatteani. In data 29 maggio 2014, l'ordinanza dei presidenti di sezione ha proceduto alla proclamazione dei 15 consiglieri eletti appartenente all'unica lista ammessa alla partecipazione alle operazioni di voto, denominata Zatteani Comune. Visto il verbale dell'ordinanza dei presidenti delle sezioni elettorali, il quale si dice quanto segue: elezione del sindaco, proclamare l'indicato sindaco della lista Zatterani Comune, dottor Alfio Vincenzo Russo, lista Zatterani Comune, voti di 4.449, Alfio Vincenzo Russo sindaco, voti individuali portanti 2.422. Giovanni, voti 937, Piperna Angela Maria, voti 913, Torisi Garzella, voti 729, Trovea Vincenzo, voti 561, Barbarano Rosario, voti 428, Russo Salvatore, voti 376, Torisi Carnero, voti 332, Coco Ignazio Giovanni, voti 314, Sabuco Salvatore, voti 293, Guglielmino Chiano, voti 292, Alambro Sergio, voti 252, Leonardo Vera, voti 235, Nicola Alfio, voti 224, Polenudo Mario Giuseppe, voti 197, Filippo Giuseppe, voti 192. Considerato che ai sensi dell'articolo 41 del testo unico della Regione Siciliana, numero 3 del 1960, il sindaco scelta proceduto alla verifica dei risultati dell'elezione del candidato sindaco eletto e dei candidati consiglieri eletti, dare atto che si è proceduto alla pubblicazione del manifesto degli eletti. Considerato che l'articolo 19,4 della legge regionale numero 7 del 1992, come integrato dalla legge regionale numero 23, 1993 dispone che la convocazione del Consiglio eletto è disposta dal Presidente del Consiglio di Scelta e l'articolo 19 della stessa legge dispone che prima dell'elezione del Presidente la Presidenza spetta al Consigliere Trezzano per preferenza individuale, che si è proceduto a far prestare il giuramento ai 15 consiglieri proclamati eletti secondo la formula dell'ora, nonché ai 4 assessori nominati. Evidenziato che ai sensi della legge regionale numero 6 del 5/4/2011 la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenendo conto comunque che il numero massimo di consiglieri che possano mantenere entrambi gli status consiglieri ed assessori non può superare la metà dei componenti della giunta medesima. L'obbligatorietà dell'opzione dei componenti nominati in eccesso deve essere formulato entro i termini previsti dall'articolo 2 e dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7 del 92, cioè entro 10 giorni dalla nomina alla carica di assessore. Ritenuto pertanto procedere a tal punto alle operazioni di convalida degli eletti preordinate alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità,
lo dimostra il testo di legge secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 235 del 2012, vista la legge regionale numero 7 1992, vista le leggi regionali numero 23 del 1998, numero 25 del 2000, numero 30 del 2000, visto il decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, vista la legge regionale numero 22 del 16-12 del 2008, vista la legge regionale 6 del 2011, visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 235 del 2012, visto lo statuto comunale in vigore. Per i motivi suoi esposti si chiede all'organo deliberante competente l'approvazione della proposta del testo sopra riportato e l'adozione del relativo provvedimento, disponendo quanto segue: 1. Di procedere all'esame delle condizioni di candidabilità alle cariche di consigliere comunale secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 235 del 2012. Di procedere all'esame delle condizioni di elegibilità alla carica di consigliere comunale secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 31/1986. Di procedere all'esame delle ipotesi di incompatibilità dei consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 31/1986. Di disporre la comunicazione all'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dell'avvenuto adempimento delle operazioni preliminari di insediamento del Consiglio Comunale. Diciamo, bisogna passare alla votazione. Poi dobbiamo nominare gli scrutatori. Nomino io Chiara Guglielmino e Sergio Arango. 3 e Ignazio Po. Allora, per alzare il mano, chi è favorevole alla proposta alzi la mano. Approvata l'unanimità. Ora procediamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è l'elezione del Presidente del Consiglio. Allora, passiamo alla proposta deliberativa che riguarda il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Le premesse che non leggerò sono esattamente come le altre due proposte deliberative, come le altre due proposte deliberative. Quindi passiamo al terzo punto, la proposta deliberativa del Consiglio Comunale. Sì. Allora stiamo chiedendo le schede direttamente per fare l'elezione del Presidente. Diciamo solo che la votazione avviene a scrutinio segreto secondo quanto previsto dall'articolo 184 dell'OM, prevedendo alla prima votazione la maggioranza assoluta dei voti favorevoli. Quindi, per motivi suoi esposti, si chiede proprio praticamente ottenere la produzione della proposta del testo sopra riportato e l'adozione del relativo provvedimento, disponendo quando segue di invitare il consigliere anziano, presidente del provvisorio di ordinanza, a inviare l'elezione del presidente del consiglio comunale, prevista a scrutinio segreto secondo quanto stabilito dall'articolo 184 dell'ordine del giorno.
Allora, precediamo lo scoglio. Sabuco. Sabuco. Sabuco Salvatore. Sabuco. 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 Sabuco Salvatore. Sabuco. 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 Sabuco Salvatore. Sabuco Salvatore. Sabuco Salvatore. Sì. Allora, viene proclamato eletto il consigliere Salvatore Sabuco. Allora, si siede al mio posto, che è presidente del Consiglio. Siccome ho l'occasione di dirvi una cosa, credo che sia giusto che io la dico. In passato ho partecipato a tanti consigli comunali, vedendo pochissima gente. Voi avete attribuito un mandato e siete partecipi di questo mandato. Quindi mi farebbe veramente piacere che in ogni consiglio comunale ci sia un numero adeguato di cittadini che controllino il mandato che hanno dato. Solo questo. Ora passa a voi. Grazie Giovanni, grazie a tutti quanti per la fiducia assoluta che avete riposto in me. Io spero di ricambiarla sia ai consiglieri ma soprattutto alla cittadinanza. Grazie. Si passa al quarto punto all'ordine del giorno, l'elezione del vicepresidente del Consiglio. Io per una questione di civiltà cambierei i scrutatori e più precisamente Chiara la confermo, Pippo Privitera e Mario Bonaiuto, in maniera tale che si possono muovere meglio. Possiamo procedere alla divisione delle schede. Grazie a tutti.
risi in terziella, Torisi Graziella, bella. Benissimo, proclamiamo eletta vicepresidente del Consiglio Comunale Graziella Torisi. Benissimo, si passa al quinto punto all'ordine del giorno, il giuramento del sindaco, verbale di giuramento. Allora, io non ripeto la premessa, perché la premessa è esattamente la stessa premessa di quelle, diciamo, delle delibere precedenti, con il numero dei voti, eccetera, eccetera. Pertanto si chiede di invitare il sindaco, dottor Alfio Vincenzo Russo, a prestare giuramento dinanzi al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 792 e con la formula prescritta dall'articolo 50 undicesimo del decreto legislativo 267-2000, qui di seguito si riporta: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana ed adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Sindaco. Con scrupolo e coscienza dell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Benissimo, passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, la comunicazione da parte del sindaco della nomina della giunta comunale. Anche qui la premessa è uguale, e per i motivi su esposti si chiede all'organo deliberante l'approvazione del testo come si è riportato. 1. Di trasmettere al Consiglio Comunale la composizione della giunta comunale nominata dal sindaco con proprio atto numero 18 dell'11 giugno 2014, così come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 792, di dare atto che il Consiglio Comunale entro 10 giorni può esprimere formalmente le proprie valutazioni in sede di seduta pubblica. Quindi do la parola al sindaco, lui stesso, diciamo, ci indicherà che sono gli assessori. Sono nominati amministratori di questa comunità Proprio Vincenzo, nato al Sant'Antennei 28-6-45, assessore d'ambiente, acqua e delega, ecologia, ambiente, manutenzione ordinaria e programmata del territorio, servizi elettrici, servizi idrici, servizi cimiteriali, attività sulla sicurezza e lo sport. B.
bella Angela Maria, nata a San Fratennea il 5/12/65, assessorata alle politiche scolastiche, attività recreative ed educative, politiche culturali e comunitarie, pari opportunità e randaggismo. Di Prima Giovanni, nato a San Fratennea l'8/4/71, assessorato al turismo, sviluppo economico, attività produttive, politiche sociali del lavoro, protezione civile. Russo Salvatore, nato a Catania il 19/1/76, assessorato all'urbanistica, affari legali, lavori pubblici, tributi e politiche giovanili. È stato nominato vice sindaco del Comune di San Fratennea l'assessore comunale Giovanni Di Prima, nato a San Fratennea dopo la nell'ultimo atto siamo nella piena funzionalità dell'amministrazione. Tutti gli eventi sono stati adempiuti, il Consiglio Comunale, gli assessori, il sindaco sono nella piena operatività. Da domani siamo in trincea a lavorare per la nostra splendida comunità. Ringrazio i consiglieri comunali, il gruppo e tutto il comitato amministrativo che supporto che ci hanno. Ringrazio anche voi per essere qui presente stasera, come ha detto Giovanni. Speriamo che la sinergia, la collaborazione con la comunità sia molto più forte, dove i consigli comunali vengono un po' attenzionati e dove tutti gli atti amministrativi vengono un po' condivisi con la nostra comunità. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie sindaco, io ricordo che dobbiamo firmare la proposta, no, l'accettazione. Allora, qua ce l'ho qua, al momento che cercavo quella del decisivo. Benissimo. Allora, Vincenzo Trotè, firmi qua per esteso e abbreviato. Assessore, no. Accettazione. Si fa giocare le cose più male.
Benissimo, allora abbiamo adempiuto anche questo. Io ricordo a tutti quanti, come diceva il sindaco, da domani siamo in trincea. In effetti le delibere sono immediatamente esecutive, per cui praticamente già da questo momento siamo in condizione di poter operare, diciamo, nelle nostre piene funzioni. Ricordo anche, non c'è bisogno dell'esecutività, tra l'altro ricordo ai consiglieri comunali che hanno prestato il giuramento che nella sostanza noi siamo a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali, quindi diciamo anche nei nostri comportamenti e nelle azioni che ci sono all'interno, diciamo, dell'attività amministrativa, ci dobbiamo comportare anche in tale modo. Abbiamo ora l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è quello della nomina dei componenti delle commissioni consigliari permanenti, che di solito, diciamo, viene fatto successivamente alla prima seduta consigliare. Io l'avevo inserito nella speranza che riuscissimo a nominare queste commissioni in maniera tale da velocizzare per quanto riguarda l'approvazione delle delibere. In particolare abbiamo da approvare quanto più velocemente possibile il rendiconto del 2013. Vedo qui che in sala c'è anche il capoaglio, il dottore Lucio Messina. Ringrazio anche gli altri capitani che sono qui presenti, il comandante, la dottoressa Messina. Mancano i nostri ingegneri, l'ingegnere Costanzo e l'ingegnere Salvatore Scantura, che sono sicuro saranno impegnati nelle attività lavorative qua per il nostro comune, e che quindi a loro vorrei sollecitare loro, perché già abbiamo fatto questi primi 5 anni, ora dobbiamo avere un rapporto sinergico tra Capiaria, responsabili Capiaria e personale impiegatizio, tutto in maniera tale che riusciamo ad ottimizzare quelli che sono gli obiettivi che si propone questa amministrazione. Quindi vi ringrazio già in partenza. Quindi dicevo, la nomina della commissione consigliere prevede, diciamo, un sistema molto più complesso di votazione, perché dobbiamo eleggere 3 commissioni, si devono individuare meglio, diciamo, c'è tutto il ragionamento sui componenti, eccetera. Quindi io propongo di aggiornare questo punto all'ordine del giorno a giovedì prossimo, quindi 8 giorni, se ci sono anche altri argomenti eventualmente verranno notificati con un ordine del giorno aggiuntivo. Quindi io propongo di votare a giovedì prossimo alla stessa ora, quindi senza bisogno di notifica a nessuno, perché siamo tutti presenti, quindi diciamo non c'è bisogno della notifica, a meno che ci siano altri punti all'ordine del giorno. E pertanto propongo di votare il rinvio a giovedì prossimo del Consiglio Comunale su questo punto all'ordine del giorno alle ore 19:30. Si vota? Approvato all'unanimità. Benissimo. Io ringrazio tutti, il segretario, in particolare ringrazio la dottoressa Messina, ma soprattutto Maria Grazia Missanti, che abbiamo visto nell'ultima settimana impegnati nel svolgere queste pratiche che sono un pochettino nuove. Pertanto vi ringrazio e dichiaro la seduta chiusa. A posto, possiamo chiudere, ho fatto la diretta. Hai fatto benissimo. Se vuoi dire qualcosa prima che chiudo, vuoi ringraziare qualcuno? Vabbè, già l'hai detto l'altro.